Ciao! Siamo nel 2019 e ho caricato questo video su YouTube, piattaforma dove oggi tutti guardiamo i video. Probabilmente oggi lo staresti guardando sul tuo smartphone, il cui primogenito è stato l'iPhone, che è questo qui. Cioè, questo è l'X, dove X sta per 10, quindi è il decimo anno che viene rinnovato, o quasi. Questo giocattolino costa 1000 euro, che è anche lo stipendio medio mensile in Italia. Ah, se hai l'iPhone nel 2019 hai anche queste. Davvero rivoluzionarie, in quanto... niente, sono cuffiette, ma non hanno il filo. Costano 180 euro e un po' di dignità. A proposito di soldi, ecco un elenco della spesa. Un litro di latte costa 2 euro. Il pollo circa 10 euro al chilo. La benzina 1,65 euro al litro. Ah sì, abbiamo questa cosa che si chiama benzina. Serve ai mezzi di trasporto, eccetera. Costa e inquina un sacco, ma per fortuna tu non la conoscerai mai. Abbiamo già però le prime auto elettriche, prime fra tutte la Tesla. Il modello base... Ah, ma hai preso la Subaru Baracca? No. Costa circa 50.000 euro. Abbiamo clonato il primo dinosauro. Ah, era un film? Però era fatto bene. Per chiudere sul settore tech, abbiamo guardato le cose in HD, ma ora siamo al 4K, che è 4 volte più cazzuto dell'HD. Già così le cose sono più nitide di quando le guardo a occhio nudo. Però, visto il progresso tecnologico, sono sicuro che ora voi mi vedrete tutto sfocato e con solo 256 milioni di colori. Abbiamo questa, la PlayStation 4. Un gioco costa 70 euro. Mannaggia loro. Si paga con questi. Sono l'equivalente dei numeretti che vedete sul vostro conto. Solo che, essendo colorati, divertenti da sfogliare, ci divertivamo a passarceli di mano in mano. Esiste un solo blockbuster superstite al mondo, che già sarebbe difficile da spiegare ai ragazzini di oggi che cos'è. Quindi lasciamo stare. Adesso si guarda tutto in streaming su Netflix. Ma anche Amazon Prime Video, a cui si sta aggiungendo Disney Plus. E anche Apple TV Plus. Comunque, costano tutti dai 5 ai 10 euro al mese. Per il resto abbiamo un clima impazzito, abbiamo ancora un polo nord e qualche accenno di barriera corallina. Praticamente facevamo questa cosa che si chiamava snorkeling, dove... Vabbè, ma non voglio intristirvi. Anche perché per ora la plastica occupa ancora poco spazio in mare, diciamo l'equivalente di una nazione. Ma adesso abbiamo lanciato un hashtag, plastic free, quindi dovreste stare tranquilli. Dipinta così la nostra vita può sembrare triste, inquinata, grigia, ma per fortuna abbiamo i social network, dove possiamo mostrare solo i lati positivi e sembrare tutti dei fighi pazzeschi. Pensate che Facebook nel 2019 ha raggiunto la metà della popolazione, che attualmente è di appena 7 miliardi di persone. Quindi relativamente facile come risultato. Seguito da Instagram, dove vanno forte le stories, pezzettini di vita di gente che odiamo ma che continuiamo a guardare. Ah, su Instagram è anche inutile che vi dica di seguirmi con il nick SimoPT, perché non esisterà più. Ah, che sollievo, ma sai che mi sento meglio? E a questo punto non cliccare neanche iscriviti sotto al video, visto che non ci sarà niente da cliccare. Ah, però se avete tempo, almeno dite di farlo al vostro assistente robot.